Questo è stato un bell'intervento che nasce già un po' di anni fa, ma realizzato, credo, in maniera molto efficace a parte di Hub. Due blocchi di 100 appartamenti che occupano 12.000 metri quadrati in via Paoletti, con CAP che vi ha impiantato i nuovi locali aziendali, trasferiti dalla sede inadeguata di Viale della Repubblica. È il Borgo Romito. Riqualificare quest'area, che inizialmente era chiaramente il nostro deposito officina, in degli uffici, in civile abitazione, proprio con l'obiettivo davvero di migliorare la situazione un po' di tutto il quartiere. Quello che è avvenuto in via Paoletti è la trasformazione di un sito industriale occupato dal deposito CAP che non poteva più restare tale. Attorno al deposito è cresciuta nel tempo una città che ha preso il posto dei campi che lo circondavano all'inizio, negli anni 50 del secolo scorso. Un'azione di resilienza, come recita il nuovo slogan della campagna CAP Insieme per la tua città, che viene dopo sostenibilità e cooperazione. Capacità di adattarsi a nuove condizioni e di trasformarsi insieme a Prato e al suo tessuto sociale e urbano, senza mai perdere di vista la propria identità. Resilienza, che in qualche modo direi si adatta bene a questo tipo di intervento. Esprime bene il senso. La resilienza significa tener duro un altro po'. E poi, fatemi dire, anche dopo, perché quando saremo usciti da questo delirio, da quest'incubo, avremo affrontare la fatica economica, la difficoltà che ci sarà nelle nostre città di riprendere la normalità, di riconquistare i posti di lavoro perso, di far funzionare le attività che chiudono, di farle ripartire. Non sarà banale. Insieme per la tua città, come lo slogan di CAP, insieme per uscire dalla pandemia, insieme per dare vita al Borgo Romito, il cui primo tassello fu messo nel 1999. Adesso si può dire una iniziativa molto riuscita, sia per noi, sia dal punto di vista economico e finanziario, ma direi per tutta la città. Da deposito bus al Borgo Romito, un pezzo della città densa che si riqualifica. Quest'area era un'area che era diventata stretta per tutta una serie di motivi e quindi abbiamo, diciamo, fatto questo intervento così importante.